Cosa facciamo sostanzialmente? Parliamo con i clienti, installiamo il programma, facciamo delle piccole modifiche cosmetiche di rito, un po' di formazione, mappiamo moduli esistenti di questo software, traduciamo e poi lo consegniamo al cliente. Da lì in poi il software diventa perfetto perché è il cliente che mi chiederà di modificarlo. Chiaramente sulla base delle sue richieste, dei suoi bisogni. Cosa seguiamo come metodologia? Baby steps, cioè è quello che un po' si raccontava anche stamattina, piccoli passi misurabili voglio dire, per arrivare a consegnare rapidamente questo prodotto, una filosofia di basso costo, alto impatto, quindi tra le varie cose che i clienti ci richiedono cerchiamo di cassare quelle che hanno un basso impatto chiaramente sull'applicativo e sulle funzionalità, sulle feature che potrà utilizzare questo cliente e tipicamente cercando di utilizzare la formula di Pareto, l'80%, il 70% delle cose piccole a basso costo ti coprono probabilmente, cioè lasciando fuori il 30%, riusciamo a coprirti il 70% delle aspettative, probabilmente con il 30% dei costi del progetto totale. E poi, questa filosofia di massima che deve applicarsi più all'azienda che al software, cerca di pensare che questo prodotto si evolverà e quindi ti stimoliamo a cambiare, a evolvere. Benissimo. Questo sono, diciamo, una lezione duramente imparata e purtroppo ci sono clienti ai quali non riusciamo a insegnarlo, bisogna prenderli come dati. Stamattina. E diciamo che però ispirarsi a questa metodologia è forse la lezione tra virgolette più grande che posso passarvi sia come utilizzatori, come clienti, che eventualmente come consulenti. Questa è la metodologia quando cerchiamo di andare a spiegarla al cliente. Piccoli passi, bassi costi, alto impatto e poi sappiate che il vostro prodotto non sarà mai consegnato, non sarà mai finito, sarà esaustivo. Può Vitalia CRM diventare il software perfetto? Chi conosce Vitalia CRM nella sala? 1, 2, 3, 4, 5, non pochi. È un software indiano. Sostanzialmente rappresenta con circa 2 milioni di download nel mondo il software honest open source di CRM chiaramente più scaricato al mondo. Non considero altri competitor come Sugar che non sono veri e propri CRM open source, ma per diventare il nostro software perfetto è un candidato papabile, è solido, è web-based, è multi-utente, è modulare, è flessibile, completo, facile da imparare, sicuro. La risposta dovrebbe essere chiaramente yes. E è un consiglio, cioè andate di tiger.com, scaricate, installate e avete un software di CRM free, open source, potete farci quello che volete. Probabilmente 30 moduli sono più che sufficienti per quello che dicevo prima, il 70-80% delle funzionalità di un'azienda media lombarda, grande bresciana, e voglio dire, probabilmente sì, per le multinazionali probabilmente non è un software perfetto. Ok. Ecco, la nostra esperienza ci ha portato anche a selezionare una serie di software da poter così offrire ai nostri clienti, magari ancora una volta in maniera gratuita,
sempre a corredo di questo CRM, e quindi vi segnalo quello che per noi è la scelta, poi voglio dire è opinabile, però anche qua è un consiglio. Noi utilizziamo Pentaho per la business intelligence, Capital Talent per l'ETL, PHP List, un prodottino molto interessante per l'audience di oggi. Chi non lo conoscesse, phplist.com.org, per l'email marketing, come CMS, WordPress, Joomla, Live Survey per i web form, DocMGR come Document Management System, OFBIS per gli ERP, e un altro nome noto, Asterisk per i centrali di voli. Ok, quello che stiamo cercando di fare come azienda è integrare tutti questi software dentro il CRM, cioè riuscire a creare un vero e proprio ecosistema, in modo che, se non l'Italia, l'insieme dell'ecosistema di questi software riesca veramente a dare alle aziende un software perfetto nella gestione dei diciamo. Benissimo. Un anno fa ci siamo seduti al tavolo e abbiamo detto: bella questa, dopo il panel web sarà in casa, bella questa storia dei social media, ma noi cosa facciamo nel mondo dei social media e del web marketing? Ecco, in particolare. Ah, però abbiamo fondato un sito, vitagasolutions.com, poi la ditta a casa madre indiana ci ha detto che non potevamo usare il dominio perché prendeva il nome di Taigo. Siamo gli unici gold partner al mondo che non permettono di usare il nome di Taigo. Se no sono sì, ok. E però potete trovare una serie di articoli, pack, sezioni download, demo, quello che volete. Ah, però il sito l'abbiamo tirato su, ah, bene. Ah, poi però abbiamo fatto anche un'iniziativa comunitaria, vitagritalia.net, andate anche lì a vedere, lo scaricate gratuitamente il pacchetto di lingua, interessante. Ma poi, ah no, però abbiamo due blog, sì, uno più tecnico, uno più taglio aziendalistico. Ah, però poi scriviamo sul forum della community mondiale. Ah sì, sulla Forge abbiamo regalato i moduli più scaricati negli ultimi anni. Modulo per la gestione dei progetti, sul forum scriviamo quasi quotidianamente, non lo so, sul marketplace siamo i primi, appunto, sul marketplace vtiger.com, non facciamo niente, e poi abbiamo in mente un'iniziativa vtiger Really Can Do, l'altro piccolo blog, poi abbiamo fatto un altro blog vtiger Solutions sotto WordPress, ah, poi abbiamo scritto, cominciato un piccolo blog l'open source business intelligence, cavolo. Ah, poi abbiamo un account di Facebook, Twitter, vediamo qualche slide su SlideShare, abbiamo fondato noi il VTiger Group di LinkedIn, cioè eravamo un po' confusi. Poi allora abbiamo chiamato un social media marketer, appunto non sono qua a insegnarvi il loro lavoro, si chiama Fabrizio Martina, dovreste conoscere. E ci ha detto bene, ah, e oggi si rischia grosso perché si parte con l'evolutivo e si cercherà di mettere dentro tutto lì. Quindi oggi trovate due chicche, un add-on regalato, una patch, scaricatela gratis, e la versione del nostro trunk italiano che contiene circa 2 mesi di lavoro dei nostri programmatori, che migliora solo sul lato fiscale, diciamo così, in italiano, la versione di Tiger che scaricate gratuitamente comunque sul sito di Tiger. Quindi da qui, evolutivo.it, troverete da qua in poi, diciamo, l'insieme delle nostre iniziative su di Tiger. Ok, è finita, eh? Ah, conoscete l'ornitorinco? È un mammifero col pelo salvetto, le cose palmate, ok? Spara degli aculei velenosi, questo non lo sapete, cioè è dell'animale velenoso, e depone le uova, però il mammifero è un mammifero.
cerchiamo di probabilmente un po' alla volta accettarlo e cioè, riuscire a trovare un mammifero cagnolino, non so, trasformarlo in un cagnolino. Probabilmente è uno scherzo dell'evoluzione, e questo forse non porta bene. Ok. Speriamo appunto che non sia la fine. Bene. Quello che vogliamo fare quindi è creare con l'evolutivo un ponte tra i partner, i clienti, e noi essere, con questa iniziativa di social media marketing, cioè voler essere una comunità, un portale comunitario, mettere in relazione dei partner, quindi delle aziende che fanno business come noi, rispetto ai loro clienti, fornendo delle soluzioni che sono l'esperienza maturata in anni di lavoro su questo software, tra virgolette, perfetto. E quindi fungere semplicemente da tramite. Chiaramente ci avvaliamo di tecnologie portate non semplicemente da Studio Synthesis, che è una realtà relativamente piccola, ma da tutto un insieme di aziende primarie nel mondo dell'informatica per quanto riguarda, ad esempio, la consulenza, scusate, uno stack hardware, anche qua basato su tecnologie open source, portato da un'azienda di Pesaro che si chiama Netesis, che è qua presente stasera nella persona del titolare, Cristian Manoni. E su questo stack hardware andiamo a poggiare la, diciamo, offerta, del nostro applicativo. Anche qui ci aiuta per quanto riguarda i social media. Sera Software, l'unico committer italiano nel trunk open source di Kentao BI. Purtroppo non può essere qua oggi perché era udile per dei corsi. E poi nel campo della logistica, un consulente molto importante di processi aziendali, API Consulting. Quindi questi tech partner più tutti sommati nell'iniziativa evolutivo che lanciamo oggi, e quindi vorrei anche che, voglio dire, un like sul sito, due commenti e poi si comincia anche il sete con qualcuno della platea, speriamo con tanti, e sostanzialmente per offrire questa piattaforma ai clienti oppure alle aziende se, voglio dire, sono clienti loro stessi. Il modello di business che vi propongo, perché non è semplice, perché qua, voglio dire, vi ho raccontato una storia e ho cercato di portare 2 cent di valore. Altri 2 cent li potrebbe raccontare Cristian, ma vergogna, sul modello di business della sua azienda. Sostanzialmente, il problema che ci siamo posti è come fare business con l'open source. E non è semplice, veramente. Non è semplice. Il cliente quasi mai ti riconosce che tu gli stai dando valore perché dice: ah sì, tanto lo scarico gratis da bitiger.com, cosa mi stai dando di più? E praticamente userò una metafora, quella dell'insalata e del campo di verdura dell'open source e l'open source. Cioè, pensate all'open source e al prodotto che fa Netesis, stiamo parlando di uno stack hardware. Nel nostro caso potrebbe essere quell'elenco di software dell'ecosistema software di cui vedevamo prima. Sostanzialmente il lavoro di Netesis è andare nel campo di patate, nel campo di verdura, fisicamente, muoversi. Costa anche andare nel campo, a scegliere le piante migliori, mantenere le piantine, quelle che stanno morendo, e magari essere proprio noi quelli che danno il goccino d'acqua per tenere in vita un progetto open source che magari sta morendo. Lo scopo qua è, voglio dire, creare le bustine di insalata per patate. Poi scegliere i vegetali migliori, e quella che si chiama, in maniera nobile, software selection. Pulirle dei bug, sono strapieni quando li raccogliete nei campi. Questi software open source sono strapieni di bug.